del mondo che lo circonda. E su questo io vorrei poi approfondire un pochettino sul mondo della scienza, che è un mondo estremamente complesso, è un mondo che va da soggetti che fanno la ricerca, a enti che finanziano la ricerca, al mondo dell'editoria scientifica, che vorrei poi far vedere una diapositiva, oggi è sottoposto a dei pericoli enormi. Quindi direi che solo sì, però solo con un ambiente che lo circonda. Mal accompagnato. Io volevo ricordare un attimo, io ho conosciuto Luigi intorno al 1972 in geometria, e uno dei, credo, il più grande merito che io ho avuto in vita mia è stato quello quasi subito di mettere Luigi in contatto, di presentare il gruppo di Castellanz a quei due lavoratori dell'INCA di Cirié che con grande fatica avevano avviato la ricerca epidemiologica, che poi Cirié è una città vicino a Torino e l'INCA è una fabbrica che produceva coloranti, e il processo dell'INCA qualche anno dopo è stato il primo processo il penale che si è svolto nei tribunali italiani. A questo proposito, ricollegandomi a quello che dicevamo prima, al processo dell'INCA io non ero consulente dei magistrati, ero consulente del sindacato e delle parti civili, insieme al professore Vito Foà. Questo a proposito di quello che aveva detto stamattina Giorgio Duca sulla stabilità e sulla coerenza dei comportamenti individuali. Questo Foà, come forse la maggior parte di voi sanno, da diversi decenni a questa parte si è caratterizzato regolarmente per stare dalla parte della difesa, compreso anche a l'Ilva d'Italia. Detto questo, io devo dire che da Luigi ho imparato fondamentalmente tre cose, e le ho imparate anche abbastanza presto. La prima è che idealmente l'epidemiologia dovrebbe essere un'epidemiologia post-hoc. Non dovrebbe essere l'epidemiologia a fornire le indicazioni sui fattori di rischio, ma l'epidemiologia dovrebbe servire a misurare e fino a quale punto le azioni di prevenzione che sono state prese hanno diminuito i rischi. Soprattutto nel campo dei cancerogeni il discorso di Luigi era, come poi ha detto anche Luigi Maccacaro, era il sottomatis, le prove della nocività sulle cose e non sugli uomini. Quindi questa è una prima cosa che ho imparato da Luigi subito. La seconda cosa è stato che, poi ho cercato anche di inculcare un po' ai miei allievi, è stato: ragazzi, la prevenzione comincia con l'impiantistica, e se non sei in condizioni di formulare delle soluzioni in termini di impiantistica, di prevenzione, parliamo di prevenzione primaria, che è quella che conta nell'ambiente di lavoro, chi serve a poco. E poi infine il terzo messaggio di Luigi è il MAC per i cancerogeni, i livelli tollerabili per i cancerogeni sono zero, e questi ti ricavi dalle indagini tossicologiche, come ha detto un momento fa Paolo, rispetto che dall'epidemiologia. Detto questo, io volevo mi sta sabotando, vai. L'epidemiologia occupazionale è un'epidemiologia fortemente discriminatoria per quello che noi sappiamo oggi. Rispetto al mondo del lavoro ci ha detto qualche cosa tardi e soltanto parziale. Riguarda principalmente gli uomini e molto di meno le donne. Questo quando anche ci sono dei fattori di rischio specifici per le donne. Il primo che mi viene in mente è quello delle hostess sottoposte a lavoro notturno con stasatura dell'orario interno, cioè un grosso problema
di rischio per il cancro della mammella su questo. I lavori stabili rispetto ai precari e quindi i lavori delle grandi aziende rispetto ai dipendenti delle ditte d'appalto. Io sono rimasto esterrefatto, faccio parte del comitato scientifico di alcuni studi sui lavoratori dell'inceneritore di Torino. La difficoltà a conoscere, non dico i nomi dei dipendenti delle ditte d'appalto, ma la difficoltà a conoscere quali sono le ditte d'appalto, certamente per una riluttanza dell'azienda a fornire queste informazioni, però anche per il fatto che c'è un turnover tale che credo sia difficile tenere la contabilità. E poi soprattutto nei paesi, l'epidemiologia occupazionale è stata condotta e maturata nei paesi ricchi di industrializzazione tradizionale e nei paesi occidentali. C'è una rassegna bibliometrica sui lavori di epidemiologia occupazionale dei tumori nelle diverse parti del mondo dal 1991 al 2009. Sono sempre, guardate solo la linea finale in rosso rispetto a 668 lavori in Canada e negli Stati Uniti, 268 nell'Europa esclusi i paesi nordici, 284 nei paesi nordici, nei paesi dell'America Latina ne sono stati fatti 12. E non è che negli ultimi anni le cose siano fortemente cambiate. Questo sollevo un problema che con gli amici sudamericani abbiamo discusso parecchie volte. C'è una aspettativa dell'opinione pubblica, strumentalizzata anche dall'autorità di salute pubblica di quei paesi, di avere dei dati locali. In realtà le misure di prevenzione, parliamo di amianto, ma anche parliamo di moltissime altre sostanze, non ho bisogno di dimostrare che il crisotilo prodotto a Valangero o prodotto negli Urali faccia male anche ai lavoratori che stanno in Indonesia. E quindi vogliamo mettere in chiaro, da una parte cerchiamo di avere dei dati locali, però questi dati locali l'attesa per i dati locali in nessun modo deve prevenire la proposta e l'attuazione di misure di prevenzione. Questo non è sempre facile intendersi con le autorità locali. Vorrei adesso parlare un attimo del mondo della scienza e vorrei sottolineare quello che ho anticipato, un aspetto nuovo dei rischi che presenta il mondo della scienza, che è il deterioramento della qualità e dell'etica del mondo dell'editoria scientifica con l'introduzione di quello che si chiama open access. Mentre fino a 20 anni fa la maggior parte della produzione scientifica veniva in qualche modo controllata, con dei modi, se vogliamo, un pochettino contraddittori, come la famosa peer review, ma le riviste tendevano cercavano di garantire un massimo di serietà scientifica. Oggi gran parte del mondo editoriale è diventato un business, è diventato una questione di affari. La ricerca viene pagata, non ci sono più gli sponsor ci sono ancora, ma in misura molto più limitata, gli sponsor delle riviste che garantiscono la possibilità di sopravvivere da parte della rivista, ma molte nuove riviste si mantengono e diventano in affari con il pagamento della pubblicazione degli articoli da parte degli autori, di leggi da parte delle istituzioni dove lavorano gli autori. C'è stato un numero dell'Internazionale circa un mese fa, non so se qualcuno di voi l'aveva visto, dove l'articolo centrale, l'articolo che caratterizzava la copertina di quel fascicolo dell'Internazionale, era proprio sulla questione di queste riviste che vengono definite riviste predatorie, e questo è un grafico che dimostra nel tempo in quale misura le riviste
interpretatorie si sono potenziate. Sempre nell'ambito del rapporto tra scienza corrotta e società, credo che la maggior parte di voi sono al corrente dell'attacco, veramente della lesione che sta avendo l'Agenzia Internazionale per le Ricerche sul Cancro, che è quell'ufficio dell'OMS che produce da 40 anni a questa parte valutazioni sui rischi di cancerogenicità, che probabilmente è lo strumento più rigoroso e meglio organizzato per la valutazione dei rischi e anche per la comunicazione con il pubblico e anche per la presenza in tutto il processo delle forze sociali, dei rappresentanti delle industrie, dei rappresentanti e rappresentanti dei lavoratori. L'episodio più grossolano, più macroscopico che c'è stato, che c'è stato nell'ultimo anno o due, ma non è certo l'unico, è l'attacco gestito dalla Monsanto nei confronti della valutazione che l'Agenzia per le Ricerche sul Cancro ha fatto del glifosato, che l'ha definito probabile cancerogeno. Probabile in quanto che la disponibilità, il materiale scientifico che è disponibile non consente di arrivare a fare un'affermazione. Quindi ci sono delle regole per parlare di probabile. Qui c'è stata una montatura gestita da Monsanto, mediata dalla Reuters, dall'Agenzia di Informazione Reuters, con articoli scientifici che sono entrati nel merito della valutazione, con accuse a due persone che erano presenti nel gruppo di lavoro, accuse che sono erranti, accuse che sono state fatte proprie, che ha ripreso la senatrice Elena Cattaneo, che ha scritto una lettera alla Repubblica dicendo le cose assolutamente false sul modo come l'Agenzia per le Ricerche sul Cancro aveva condotto la valutazione, laddove c'è stato un gruppo di circa 150 tra epidemiologi e tossicologi in tutto il mondo che sono scesi sulle riviste internazionali a difesa della valutazione che ha fatto l'Agenzia Internazionale per le Ricerche sul Cancro. Incidentalmente noi abbiamo scritto una lettera che la Repubblica non ha voluto pubblicare, che però poi abbiamo pubblicato su Scienze in Rete, anche se non in cartaceo, alla quale siamo stati poi accusati di essere insettuisti. Spero che tutti voi sappiate chi era l'insetto. L'insetto era un agronomo genetista russo che aveva pubblicato degli articoli falsi, degli esperimenti falsi, dimostrando una cosa di cui poi oggi siamo un po' convinti, che l'ambiente può cambiare le carte dell'eredità, però i suoi esperimenti erano falsi. L'idea è piaciuta molto a Stalin, il quale ha mandato tutti coloro che avevano denunciato Lysenko per aver fatto degli esperimenti falsi, li aveva mandati in Siberia, non so quanti siano tornati. Per concludere volevo ritornare un attimo a Reggio Tomatis, vai, no, sei andato indietro. Il laboratorio Reggio Tomatis, come probabilmente voi sapete, oltre ad essere un grande scienziato è anche un grande scrittore, ha scritto diversi libri, di cui a mio avviso, vi ho detto tante volte che se lui non era d'accordo, il più bello di tutti era il primo, che si chiama Il Laboratorio. Valerio Gennaro, che alcuni di voi conoscono già da diversi anni, ha richiamato la mia attenzione su una pagina del Laboratorio dove Reggio Tomatis diceva: visto nel suo insieme, il mondo delle ricerche è costituito da poche decine di persone che contano veramente, un discreto numero di ignoranti, colpevoli o no, e una corte di profittatori senza scrupolo. Bene, questo credo sia dato ancora molto bene al mondo di oggi.
Questi cercano di rappresentare bene l'handicap verso un progresso rapido e economico, lavorando all'interno del sistema e parlando di qualcosa cui non si sono mai sognati di credere. Scavano tabocchetti, distorcono la verità e sempre il loro fine ultimo, quello di acquistare potenza e di fare carriera. E penso su quest'ultima frase, che credo che oggi vada un pochettino ripensata, ma forse come il letame dei campi è stata la presenza del Consiglio della Ricerca. Se Renzo fosse io gli direi guarda questa frase che è sbagliata, non rappresentano in alcuna forma il Consiglio della Ricerca. Grazie.